Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Killer di Daytona featuring Sapo Bulli, ma anche Siamo nelle T di Glason, That Boy M e DNK The Got. Come potete vedere siamo tornati dopo una piccola settimana di assenza, avevo avvisato sui miei social, quindi direi che se non lo sapevate è anche arrivato il momento di seguirmi. Trovate tutti i link in descrizione, Instagram, Facebook, insieme anche al gruppo Telegram e tutte le mie playlist. Sicuramente avrete avuto modo di notare anche che è cambiato un po' lo sfondo, mi sono dato da fare anche in questi giorni e spero che tutto sommato vi possa piacere questa nuova inquadratura. Ma andiamo a parlare delle canzoni effettive, iniziamo con Killer di Daytona e Sapo. Che dire, un'altra collaborazione tra uno dei due che l'anno scorso secondo me ha droppato una delle tracce più potenti, e sto parlando chiaramente di Ferro Sporco, che l'ho avuta in rotazione, è stata anche levata dai servizi di streaming, non so il perché, però onestamente sono molto dispiaciuto in quanto veramente mi piace un casino quella canzone. Dopo è seguito un periodo in cui addirittura sembrava che Daytona e Sapo non fossero più in ottimi rapporti, o comunque in generale Daytona ed FSK. Poi ancora una volta, lo sappiamo ormai un po' tutti, FSK diciamo che si è sciolta, o meglio hanno preso per il momento delle carriere un po' più soliste e sono tornati insieme. Anzi, questo è il terzo praticamente feat di Sapo Bulli, perché se pensiamo a VVS e Molly Remix 360, entrambe le ho reactate, trovate il link in descrizione da qualche parte qui nelle schede. Adesso è uscita Killer e proprio oggi che sto registrando questo video, insomma, è uscito il video ufficiale, quindi sicuramente andremo a vedere anche quello. Io che dire, sono abbastanza curioso. Questo è anche il terzo singolo di fila di Daytona dopo la piccola pausa che si è preso. Spero che un album sia vicino. Senza perdere troppo tempo, andiamoci a vedere questo video. Ok, siamo pieni di Rex. Faccio la strada di caso, killer attorno. E lo so che lo vorresti, ma non puoi. Non sparerai tu il giorno che muoio. K47 mi fa vedere infami. Sembrava impossibile, ma ce l'ha fatta. Si pone una soda gassata sopra una Lambo dorata. L'ho appena mandata al mio amico del sud Italia. Mi ha tenuto la piazza mentre stavo in vacanza. Se sparo cammino su un piede un fenicottero. Sembra Pachi. Sopra ogni città gli altri stanno tutti sotto. L'ho messo almeno bello. Pezzi da 100 in ogni busta. Vieni a riprenderti la tua puttana perché puzza. Mi bacia come un soldato quando è di rientro. Signori, che dire, veramente una bella traccia, mi è piaciuta molto, bello sto cambecchino di Sapo con Daytona, non posso subito notare e apprezzare l'apertura della strofa di Sapo Bulli con AK47 mi fa vedere infami, che era proprio una barra presa da Ferro Sporco. Proprio parlando di lui vi posso dire che mi è piaciuto davvero tanto Sapo, come una sua strofa non mi piaceva tipo dal 2018, perché nonostante sono sempre quelle le cose che dice o comunque sempre quello il flow, in certe parti è riuscito un attimo a variare, è riuscito a dire cose con uno slang diverso, insomma mi è piaciuto proprio come stava sul beat. Daytona come sempre molto forte, soprattutto musicalmente parlando, perché ha fatto veramente un bel ritornello, e anche la sua strofa non è stata per niente male, nonostante posso dirvi già che ho preferito quella di Sapo, invece il ritornello mi è piaciuto molto. La produzione del pezzo è stata affidata a Back on the Night, che è il main producer di Daytona e ha curato praticamente quasi tutte le sue tracce, molto bravo. Anche chi ha fatto il video, The Hills, una produzione The Hills, così almeno ho letto, sono gli stessi che se non sbaglio hanno fatto il video di Daytona di Sotto Terra Vuoto, che è un altro video girato benissimo, e anche questo magari con qualche effetto speciale in meno, però resta comunque un video bello di qualità, girato bene, quindi mi è piaciuto un casino anche il video. Io non so se diceva sul serio Daytona quando disse che il suo album sarebbe uscito nel 2023, però questi singoli non fanno altro che accrescere la mia voglia di sentirlo, perché voglio un prodotto più completo, lo dico quasi ad ogni reaction di Daytona, però è la verità, con questi singoli ha dimostrato di essere davvero forte, ora voglio un progetto sicuramente un po' più serio. Cambiando argomento invece, parliamo un po' di Siamo nelle T di Glason featuring DNK The Got e That Boy M. Allora, come avrete avuto modo di vedere, diciamo che i video tema fiamma o comunque 3020 in generale, diciamo emergenti italiani barra comunque artisti non troppo affermati, stanno iniziando un po' a scarseggiare. Questo perché non perché non, insomma, non le voglia più fare, non ne voglia più parlare, anzi, ma perché diciamo che per il momento volevo concentrare il canale su altri tipi di contenuti. Per esempio volevo portare un po' più di rap americano, ma in generale anche un po' video, chiamiamoli più mainstream, insomma, per far accrescere i miei iscritti, perché il mio obiettivo è arrivare a 10k prima della fine dell'anno. Quindi se non siete iscritti al canale, cazzo, iscrivetevi. Tralasciando questo, quando questa canzone è stata annunciata mi sono detto la devo reactare per forza, perché ormai è almeno un mese, se non un due mesetti, che pubblicano snippet di questo pezzo e sinceramente sembra veramente una hit gigante.
assieme a Glason, di cui già ne abbiamo sentito parlare abbondantemente in questo canale, è uscita anche la reaction a Urania, tra l'altro questo dovrebbe essere proprio un pezzo estratto dalla Deluxe Edition di Urania, ci sono That Boy M e DNK The God, che sono sicuramente un po' meno affermati e conosciuti, ma siccome sono due artisti parecchio bravi e che meriterebbero forse un po' di fama in più, tra l'altro anche loro fanno parte di Fiamma Gang, tuttavia ascoltiamoci Siamo nelle T. Sto capendo un cazzo. Le T. Sto volando sopra quei fottuti perchis. Ok. Tanto fallimento. Stiamo facendo lo schifo come a Chernobyl. A 17, a 27 faccio shoot sulla testa del mio op. È come vendere eroin. Partiamo dalla produzione prima che me ne dimentichi. Il beat è stato prodotto da Young Kid e Kid Sub, che sono diciamo i main producer poi di Fiamma, specialmente Kid Sub forse è quello che negli ultimi progetti è stato un po' più presente e dietro un po' a tutti. Comunque, che dire della canzone, è sicuramente una hit. Devo essere sincero, forse dalle strofe mi aspettavo qualcosa in più, o meglio, il ritornello l'avevo sentito, l'avevo spoilerato tantissimo, era micidiale, e con un ritornello così forse mi aspettavo qualcosa in più. Invece tra le tre strofe ho preferito quella di That Boy M. Sarò sincero, della prima parte della canzone non ci ho capito pressoché un cazzo. La strofa di DNK è carina e anche stesso discorso con quella di Glason, però ripeto, la parte proprio più hit della canzone rimane il ritornello, che è stato fatto invece da That Boy M. Per il resto non ho molto altro da dire, in realtà è stata una reaction abbastanza veloce che non era in programma, l'ho fatta solo per droppare subito un video vista l'assenza di una settimana, e tranquillizzo tutti nuovamente perché la recensione di Certified Lover Boy è pronta, la devo solo registrare, mi sono già scritto tutto. Purtroppo uscirà solo adesso perché prima un ritardo, poi l'altro, poi il cambio di location, insomma non sono riuscito a farla prima, ma tranquilli che come sempre ci tengo a fare le cose fatte bene e quindi uscirà un altro video bomba. Quale canzone tra le due avete preferito? Siete contenti del ritorno insieme di Daytona e Sapo? Conoscevate Fiamma Gang? Questo pezzo pure vi è piaciuto? Fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, mi raccomando iscrivetevi al canale nel caso in cui non lo foste, condividete questo video con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo slet.